Benvenuti a casa mia. Aspettando tempi migliori, vi parlo da qui oggi di due artisti presenti in Pinacoteca, Osvaldo Licini e Giorgio Morandi. Ecco, questo è il portone principale della Pinacoteca Civica Marco Moretti, che è organizzata all'interno della casa natale di Annibal Caro a Civitanova Alta. Annibal Caro nacque qui nel 1507. Questo è l'ingresso della nostra Pinacoteca e questa è la prima sala che incontriamo a sinistra, dove sono posti in mostra tutte le opere su carta, perciò acqueforti, xilografie e naturalmente anche i disegni. In questa sala sono esposti le opere di Osvaldo Licini e di Giorgio Morandi, l'acquaforte di Morandi, il disegno di Licini. Ecco, questo è il pannello dove viene esposta l'acquaforte di Giorgio Morandi. Giuseppe Marchiori, amico stretto di Giorgio Morandi e di Osvaldo Licini, nel 1935 nota per primo l'affinità tra Licini e Morandi. Anche se sembrano lontanissimi, i due a Bologna, prima nei primi anni del Novecento, frequentano l'Accademia di Belle Arti e anche dopo rimangono amici inseparabili, entrambi di fede futurista. Poi nel 1931 si dividono, Licini volge verso l'astrazione lirica e Morandi resta fedele alla sua pittura, alla sua incisione figurativa. Andiamo avanti. Questo dopo, eccoli, questo a sinistra è Licini, a destra è Morandi. Dopo la guerra Morandi e Licini si riavvicinano dopo un periodo di lontananza, prendono a scriversi nel 1945, si scambiano regali, si incontrano e ciascuno riconosce il valore della ricerca dell'altro. La pittura di entrambi è mentale e rigorosa, quella di Morandi magica, quella di Licini, e hanno in comune un metodo di lavoro che è rigoroso, riservato, che ha bisogno di silenzio, necessita di un lavoro costante, appartato, un lavoro che trasforma la pittura in poesia. Ecco, questo è un ritratto fotografico di Giorgio Morandi. Giorgio Morandi nasce a Bologna nel 1890 e muore a Bologna nel 1964. È stato uno dei maggiori incisori mondiali del Novecento, pittore universalmente riconosciuto e celebrato. Le sue nature morte, apparentemente semplici, vibrano alla luce, sono rigorose e solenni. Questa è l'acquaforte di Morandi che abbiamo in Pinacoteca. Calma e contemplazione, sintesi e essenzialità sono questi i termini che scandiscono i contenuti delle opere di Giorgio Morandi, portando ad un'elevata consapevolezza dell'intimo nell'oggetto. I suoi lavori sono quindi poesie tessute, sono riflessione, sono sentimenti e rappresentano nella trama tutta il sentire di Morandi stesso. Guardate, ogni segno nero di questa acquaforte è un segno che Morandi incide sulla lastra. Non c'è modo di ripensare, di correggere. L'acquaforte e l'incisione sono una tecnica artistica rigorosissima e difficilissima.
Qui abbiamo un'altra foto d'epoca. Questo a sinistra è Giorgio Morandi, al centro il più alto di tutti, Osvaldo Licini, a destra il loro amico Giacomo Vespignani. Ecco, e questo è Licini, pittore, scrittore, poeta, come il suo amico Giorgio Morandi, uomo schivo e riservato. Nasce a Montevideo Corrado nelle Marche nel 1894 e muore sempre a Montevideo Corrado nel 1958. Studia come Morandi all'Accademia di Bologna, partecipa alla Prima Guerra Mondiale e viene ferito. Nel 1917, in convalescenza, raggiunge la madre e la sorella a Parigi, il padre era già morto. I familiari si erano già da anni trasferiti a Parigi, lasciando da piccolo il Licini con i nonni a Montevideo Corrado. Licini frequenta a Parigi gli ambienti intellettuali, gli ambienti artistici, partecipa a mostre importanti, a importanti esposizioni. Conosce Picasso, Modigliani, Cocteau. Si sposa con la pittrice svedese conosciuta a Parigi, Nanni Elvström, e tornano insieme a Montevideo Corrado. Dal suo eremo mantiene i rapporti con il mondo dell'arte internazionale e della cultura. È un artista di respiro europeo che nella pace delle colline marchigiane, sempre curioso e inquieto, studia, sperimenta. I temi che lo distinguono sono i paesaggi, la serie dell'Olandese Volante, le Amalassunte, gli Angeli Ribelli. E questo è il disegno che abbiamo in pinacoteca, Un Angelo Ribelle di Osvaldo Licini. Gli Angeli Ribelli sono Licini stesso, sono la trasposizione pittorica più diretta di un temperamento errante, erotico, eretico, come lui stesso si definisce. Di questo artista singolare, originale e bizzarro, abbiamo questo disegno degli anni 50. È un disegno a matita su un foglio riciclato. Sul retro di questo foglio c'è un altro angelo ribelle disegnato e in parte cancellato da Licini stesso. L'angelo ribelle è una figura incombente, solenne, reale e irreale allo stesso tempo, portatore di misteriosi messaggi. Nel 2013, all'interno di Cartacanta, la Pinacoteca organizza nello spazio multimediale di San Francesco a Civitanova Alta una mostra sui disegni di Osvaldo Licini che ho curato in collaborazione con il professor Stefano Papetti. Ecco, vediamo di quella mostra Osvaldo Licini, le carte parlanti, il manifesto. Ecco, su questo vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento a presto.